Russia, la sua capitale. È stato il fascino di Mosca ad ospitare la nuova iniziativa dell'EOS, organizzazione Export Alto Adige della Camera di Commercio di Bolzano. Nell'ambito della campagna promozionale Vini Alto Adige in Russia e negli Stati Uniti, l'EOS, su incarico del Consorzio Vini Alto Adige, ha promosso una presentazione enologica con seminari e vari appuntamenti proprio nella capitale russa. Una delle azioni che rientrano nella campagna triennale in Russia. Sono finanziate dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dal Consorzio Vini Alto Adige. Noi come EOS, organizzazione Export Alto Adige, svolgiamo in stretta sintonia con il Consorzio Vini Alto Adige i programmi di marketing. Lo facciamo questo insieme con l'aiuto per le singole aziende, imprese, artigiane per approdare nuovi mercati. E qui noi come EOS nei prossimi 3 anni partiamo con un progetto, con una promozione riguarda il territorio Alto Adige per sé. Lavoriamo perciò a dare un supporto di più a quelle cantine che già sono sul mercato, che già hanno fatto un lavoro stupendo per inserire i mercati qua sul mercato e per aiutare nuove ulteriori cantine di fare la stessa cosa, cioè di approdare in questo mercato. L'obiettivo della campagna realizzata dall'EOS è incrementare la vendita dei vini dell'Alto Adige attraverso attività mirate di marketing con l'introduzione e il consolidamento del marchio Vini Alto Adige, tutto questo in Russia. 24 produttori altoatesini hanno presentato i loro vini a commercianti, sommelier e opinionisti russi. La Russia per noi è un mercato abbastanza nuovo, noi siamo partiti 2 anni fa con un nuovo importatore qui in Russia e per noi la Russia è un mercato importante già adesso, ma soprattutto per il futuro per i vini bianchi. L'Alto Adige in Russia sono i vini bianchi, soprattutto il Pinot Grigio, ma poi anche gli altri bianchi, il Sauvignon, il Pinot Bianco e il Chardonnay. Negli ultimi anni è stato soprattutto il vino francese a dominare il mercato russo, continua però ad aumentare l'importazione di vini italiani. È sicuramente molto importante di avere una qualità ottima, l'Alto Adige sicuramente negli ultimi 20 anni ha fatto tanto, investito tanto nella qualità dell'uva e poi solo dall'uva perfetta, uva sana, si produce un vino di ottima qualità. E poi naturalmente dobbiamo girare, essere fuori dal nostro paese, fuori dall'Alto Adige, perché anche se abbiamo il vino più buono del mondo, se restiamo a casa non riusciamo a venderlo. Allora, sempre in giro a proporre i nostri prodotti e fare pubblicità per l'Alto Adige. I produttori altoatesini di vino hanno capito l'importanza di cogliere il momento positivo sul mercato per presentare i vini dell'Alto Adige in Russia, illustrare le peculiarità della posizione dei vigneti, del clima, della gastronomia e della cultura alpino-mediterranea dell'Alto Adige. Siamo arrivati 12 anni fa, all'inizio con una struttura, con un importatore piccolino, molto esclusivo anche, perché allora c'era un mercato soprattutto di vini anche molto importanti. Dall'altra parte c'era un mercato di vini anche molto cheap, molto di costi molto bassi, no? Non c'era allora un consumatore di medio livello, no? E questo è cambiato negli ultimi 10 anni, che ormai c'è un mercato di sviluppo molto interessante e anche per noi è diventato la Russia il terzo mercato di esportazione totale, praticamente dopo USA e Germania. E vediamo questo sviluppo molto positivamente, perché c'è stato, oggi c'è soprattutto anche a Mosca, un consumatore di fascia media che chiaramente ha un forte interesse anche per vini della stilistica come si producono anche in Alto Adige, diciamo soprattutto bianchi, vini un po' aromatici. Per questo il mercato per noi è diventato molto importante. Anche se l'Alto Adige rappresenta solamente lo 0,8% della produzione italiana di vini, i produttori locali hanno l'opportunità di sfruttare questo momento favorevole,
in cui il mercato russo richiede sempre più prodotti esteri di alta qualità. L'Italia sta andando molto forte a livello internazionale, è un paese che per la moda e per il cibo e per il vino è anche molto conosciuto. È conosciuto soprattutto la Toscana e il Piemonte, l'Alto Adige è una zona ancora poco conosciuta, quindi questo era il primo problema. E poi ovviamente ci sono dei problemi a livello culturale, barriere culturali che ci sono da superare. Però nel frattempo dal 2003 lavoriamo in Russia, quindi abbiamo superato queste barriere e siamo molto contenti di questo mercato. L'EOS, organizzazione Export Alto Adige, sostiene il consorzio Vini Alto Adige nella realizzazione delle campagne e nelle varie attività promozionali collettive in Russia e negli Stati Uniti. Un aiuto la cui importanza è confermata dai diretti interessati. Per far conoscere la regione, per promuovere la regione, è importante secondo me muoversi insieme, e per far questo l'EOS è l'organizzazione perfetta, perché si occupa di tutta l'organizzazione, di, per esempio di questa degustazione, di questo evento che facciamo oggi, e così crea molto più visibilità di quanto potremmo fare noi da soli. Manifestazioni come quella che viene tenuta oggi ha bisogno di un supporto molto forte, e questo supporto ce lo può dare l'EOS. Se noi agiamo da solo questo non è possibile, e questo ci dà man forte la nostra organizzazione per l'export. Sicuramente è importante che l'EOS fa la pubblicità per tutto l'Alto Adige. Diciamo, adesso io parlo delle cantine, è importante per me, molto importante che in una zona come l'Alto Adige non è riconosciuta solo un'azienda, ma che è riconosciuta il territorio. Quello è importante, che tutto il territorio ha un'immagine molto alta, non solo un'azienda, ma più possiamo dire che l'Alto Adige è riconosciuta per la qualità dei vini. La rassegna dedicata ai vini altoatesini è stata ospitata presso il prestigioso Hotel Hilton a Mosca. L'intensa giornata di lavoro si è conclusa con una cena di gala, dove i numerosi ospiti hanno potuto apprezzare la qualità dei vini altoatesini unita all'alta cucina. Già a fine novembre del 2013 si è svolta un'iniziativa del marchio Vini Alto Adige sul mercato russo. L'EOS ha organizzato per la prima volta uno stand collettivo per le cantine altoatesine alla Vinitaly Russia. In quell'occasione sono stati presentati 12 vini di 12 diverse cantine dell'Alto Adige.